Ma non basta. Il nomos della terra del 700 e dell'800, cioè dell'età dello ius publicum europeum, si fonda su una ben più forte divisione, non solo quella fra terra e mare, cioè fra Europa continentale e Inghilterra, ma sulla divisione terribile fra questi due da una parte, cioè Europa e Inghilterra insieme da una parte, e resto del mondo dall'altra. Questa differenza spaziale qualitativa, differenza spaziale, non, stiamo attenti, non una differenza generata dallo spazio. Schmitt non fa geopolitica, non crede che la politica sia generata dallo spazio, crede che la politica consista nel delimitare gli spazi. E lui dice, lui decostruisce l'ordine internazionale dicendo, badate che tutto girava, diciamo così, la costituzione materiale dell'ordine internazionale girava intorno al fatto che c'erano le potenze europee, quelle di terra e quelle di mare, che si facevano una guerra limitata tra di loro in Europa, riconoscendosi come hostes equaliter iuste, e che facevano neanche guerra, caccia grossa, illimitata, fuori d'Europa, perché fuori d'Europa non c'erano stati. Fuori d'Europa c'era un mondo informe, una res nullius, che era del primo che se la prendeva, non per diritto di scoperta come nel Medioevo, ma per diritto di conquista, di Besatzung. Ecco il nomos, dividere e prendere. Il nomos della terra, dell'età moderna, è che in Europa le cose vanno in un certo modo, secondo il razionalismo politico. Fuori d'Europa, il razionalismo politico europeo è reso possibile dalla irrazionalità selvaggia fuori d'Europa. Questo è già abbastanza interessante. Invece di leggere le vicende come un inizio europeo di qualche cosa che purtroppo non poteva valere per tutto il mondo, ma che col tempo potrà valere per tutto il mondo, Schmitt dice, no, poche storie, lo Stato moderno è un ordine reale, un ordine concreto, funziona, e se funziona è contingente, è nato per fare qualcosa contro qualcuno. Andiamo a vedere sotto il discorso che esso fa di se stesso che cosa c'è. C'è il colonialismo. C'è la differenza, non l'uguaglianza. Se del resto basta leggerceli, e ha ragione, i classici del pensiero razionalistico moderno sono tutti colonialisti e sono tutti differenzialisti. Tutto quello che dicono lo dicono per l'uomo bianco europeo. I giacobini non sono riusciti praticamente nemmeno loro a liberare i neri di Haiti, e in ogni caso Napoleone se li è ripresi subito. La lettura della politica internazionale moderna come centrata sull'Europa e sul fatto che è strutturalmente indispensabile la realtà coloniale alla realtà europea, lettura non marxista, ma neanche un po', direi nazista, è il contenuto di questo libro, che naturalmente sconta qualche contraddizione. Ad esempio, Schmitt non ha mai detto una cosa ovvia, che l'elemento scioccante della politica hitleriana era proprio questo, che la Germania non era l'ultimo difensore dello ius publicum europeum. Figuratevi voi se la Germania era l'ultimo difensore dello ius publicum europeum. La Germania è, quella nazista intendo, è esattamente la dimostrazione che quell'ordine è morto, sepolto, tramontato. Hitler faceva in Europa le cose che gli europei facevano fuori d'Europa. Schmitt non ha mai avuto la lucidità per dire questa frase ovvia che discende dall'impianto stesso del suo ragionamento. Non l'ha mai detto, si è solo lamentato del fatto che gli americani non facevano più una guerra leale contro i tedeschi, ma facevano un bellum iustum discriminatorio, cioè una guerra dove uno è buono e l'altro è cattivo, invece che fare una bella guerra duello vetero-europea.
fra stati che si riconoscono l'uno con l'altro, e non si capisce perché, cioè si capisce benissimo come non abbia potuto vedere che il cuore della distruzione dello Ius Publicum Europeum non è la statualizzazione di tutto il mondo. Dice, quando lo Stato esce dall'Europa, cessa di essere un ordine determinato e concreto, diventa una barzelletta. Che Stato è la Nigeria? Ma fatemi il piacere, se tutto il mondo è fatto di Stati, lo Stato non significa più niente. Lo Stato significa qualcosa quando c'è solo da qualche parte e non dalle altre parti. Lo Stato è concreto quando ha la contingenza dentro di sé, non quando si pensa come l'universale. Benone, è un buon modo per dire che qualcosa è cambiato, ma che qualcosa sia cambiato, che non ci sia più differenza fra Europa e il resto del mondo, lo dimostrava il fatto che Hitler faceva in Europa quello che, le brutte cose che gli europei avevano appena finito di fare o che facevano ancora nelle loro colonie. Tutti sanno che la parola Lager nasce nella guerra anglo-boera del 1898 e che è un'invenzione inglese, come campo di concentramento in cui si mettono i civili del nemico. Tutti sanno che la gasificazione del nemico l'abbiamo praticata noi in Etiopia, solo che queste cose, e questo era l'ordinamento concreto, in Europa certe cose non si fanno. Fino alla Prima Guerra Mondiale, che in realtà è il vero momento in cui salta tutto, no? Ma la Germania nazista era già la manifestazione più completa, più radicale del disastro già avvenuto. Schmitt invece, da una parte, ha la lucidità per vedere che gli americani sono parte della trasformazione dello Ius Publicum Europeum in qualche cosa d'altro, cioè nel concetto di Occidente. Ma non ha la lucidità per vedere che quella trasformazione, e ben più criminale, sarebbe stata comunque conseguente alla vittoria dei tedeschi, ai quali invece lui attribuiva la capacità di rimettere ordine nel mondo attraverso il concetto di grande spazio. Lui diceva, va bene, lo Stato è finito, però siccome al mondo ci deve essere un ordine, e l'ordine non può essere universale, perché gli ordini sono tutti contingenti, bisogna cercare un ordine diverso. Come lo chiamiamo? Lo chiamiamo Großraum, grande spazio. Che cos'è? È il fatto che i tedeschi si fanno le colonie in Europa e che il mondo viene smembrato in 4-5 grandi spazi, no? La sfera di coprosperità della più grande Asia per i giapponesi, pezzi di impero inglese per gli inglesi, qualche frattaglia per gli italiani, per noi il cuore, l'Europa. Questo diventa un mondo ordinato, non più ordinato sulla base dello Stato, non più ordinato sulla base dell'equilibrio fra terra e mare e di terra e mare insieme contro il resto del mondo, perché questo è finito, e non ordinato sulla base degli orrendi concetti liberali angloamericani che sono intrinsecamente disordinati. Perché l'individuo è disordine, e qui Schmitt è evidentemente figlio dei controrivoluzionari cattolici, perché il capitalismo è disordine, perché è dotato di una possibilità di crescita illimitata, non conosce limiti, perché la tecnica, che è lo strumento tipico delle liberal democrazie capitalistiche, è intrinsecamente disordine, in quanto non ha una norma in sé, non ha un nomos. Allora, tutto questo libro è la spiegazione di come nasce e come muore. Come nasce lo dice bene, come muore lo dice solo per metà, lo Ius Publicum Europeum, cioè l'età dello Stato. È la controstoria dello Stato. Lo Stato non come l'ingresso di Dio nel mondo, come diceva Hegel. Hegel, quando diceva questo, non voleva dire quello che molti credono, cioè che lo Stato è Dio. Bisogna ricordarsi che quando Dio ha fatto il suo ingresso nel mondo è stato preso e crocifisso. Lo Stato è mortale, non è immortale per Hegel. Certamente per Hegel lo Stato si carica di un significato
che questo libro smonta. Lo Stato è una macchina, questo libro è più figlio di Weber che di Hegel. Lo Stato è una macchina che a un certo punto ha cominciato a raccontare a se stesso e di se stesso di essere l'universale razionale. E invece no, lo Stato è un particolare concreto e per Schmitt non c'è assolutamente niente di male a essere particolari concreti, anzi è proprio quello che si deve essere, antiuniversalismo radicale. È un particolare concreto che è nato per fare certe cose che a un certo punto smette di funzionare perché nessuno capisce più quali sono le cose che può fare e quali sono le cose che non potrà mai fare. Non potrà mai essere la forma politica universale.